credo che siano celebrazioni, cerimonie che al di là degli aspetti formali abbiano in realtà un significato molto molto profondo, perché racchiudono un po' quella che è la storia del nostro paese, il percorso che ha portato alla unificazione, all'unità nazionale, all'edificazione della Repubblica. Credo che siano valori che vadano diffusi e condivisi il più possibile, soprattutto nei confronti delle giovani generazioni. Oggi celebriamo anche la giornata delle Forze Armate, che sono un asse portante del nostro Stato e della nostra Repubblica, rappresentano grandissime professionalità e soprattutto un'istituzione che è sempre vicina alla popolazione, al di là del loro impegno in teatri conflittuali, sono poi impegnate in tante circostanze di protezione alla popolazione. Credo che sia importante che tutti quanti le sentano vicine, e quindi questa giornata è importante anche per questo, per ricordare, ecco, quanto vicine siano le Forze Armate alla popolazione, a tutto il nostro paese. Questi momenti sono momenti belli, importanti, che trasmettono tanti valori ai giovani. La consegna della bandiera a un istituto scolastico è una cerimonia che si ripete ormai ogni anno, secondo me è molto molto significativa. Quest'anno è stata consegnata una scuola intitolata a un brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, medaglia d'argento al valor militare, ma anche l'anno scorso al maresciallo dell'esercito, dove è caduto nelle missioni internazionali all'estero. Quindi sono momenti che vanno celebrati con i giovani, con la cittadinanza, con le autorità, perché dobbiamo tramandare alle future generazioni i valori importanti su cui si fonda poi la nostra società e che molto spesso vengono dimenticati. Oggi è stata una giornata bellissima, una giornata che va a valorizzare quelle che sono le virtù e i valori della nostra patria. Ecco, in tante città italiane oggi si festeggiava il 4 novembre, è una bellissima giornata a Frosinone, specialmente perché è stata coronata da tanti ragazzi delle scuole elementari qui di Frosinone, insieme alle onorificenze che sono state consegnate a tante persone. Quindi veramente una giornata splendida, grazie alla Sua Eccellenza il Prefetto, grazie a tutte le forze dell'ordine per quello che svolgono ogni giorno, il lavoro che svolgono ogni giorno all'interno della nostra provincia.